Comandante, è solo il sindaco oppure possiamo venire dietro? No, potete venire tutti okay, quanti, dietro assolutamente. Prego, se vuole presentare. Dopodiché sarà operativa anche quella landingzone, in caso di necessità può atterrare anche un elicottero per emergenza. L'Enel ci sta assicurando l'attivazione, anzi ci allacceremo alla rete in modo tale da non gravare anche con i costi e i consumi del gasolio, quindi sono veramente molto molto soddisfatto perché l'accoglienza è soprattutto un supporto incredibile, una collaborazione con i colleghi della protezione civile ma anche col personale sanitario dell'ospedale e si è instaurato subito un ottimo rapporto. Siamo diventati veramente un'unica squadra. Sì, 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 assolutamente. So che il nostro comandante della polizia locale avete già conosciuto questa mattina. È venuto con il commissario Cica e c'eravate tutti? Sì, sì, il comandante. Il sindaco della città di ieri. Sindaco. Ben trovati. E grazie del supporto che ci date. Posso dare il punto qui? Sì. Niente, volevo ringraziarvi di persona, so che siete impegnati, per noi è molto importante avervi qui, ma potete immaginare. È un comune sentire questo, quanto sia la preoccupazione dei nostri concittadini, sapervi qui oggi è sicuramente anche dal punto di vista psicologico una grandissima cosa per noi, per tutti i miei concittadini. Venite a supporto degli operatori dell'ospedale che hanno fatto uno sforzo straordinario, che stanno facendo uno sforzo straordinario e che a mio modo di vedere avevano necessità di avere un supporto. Dunque un grazie di cuore, vorrei ringraziare ovviamente tutti voi qui, il capitano, ho telefonato oggi all'ammiraglio qui in Ancona e un grazie anche al ministro Guerrini della difesa che ha pensato di dare un supporto qui nelle Marche, in particolare qui nella nostra città. Grazie di cuore. Signor Sindaco, il diritto di replica. Noi siamo veramente orgogliosi di essere qui perché nell'ambito delle attività concorsuali del Ministero della Difesa consideriamo un privilegio quello di poter mettere a disposizione la nostra professionalità, la nostra esperienza, anche la nostra formazione per aiutare i nostri connazionali. Quindi sentiamo veramente forte il senso di responsabilità per far sì che tutti quanti possano beneficiare della nostra opera, quindi noi siamo orgogliosi, siamo noi che ringraziamo voi perché abbiamo avuto un'accoglienza meravigliosa, sia dal punto di vista dell'amministrazione comunale, la protezione civile, il personale della protezione civile della regione Marche, quindi anche lì il primo giorno sono venuti subito ad incontrarci, quindi si è formato veramente una simbiosi tra il personale sanitario dell'ospedale Urbani, tra la protezione civile, tutti noi. E credo che questo sia motivo ulteriore di successo perché tutti quanti insieme sconfiggeremo questo virus. E quindi sono io che ringrazio lei per l'ottima accoglienza. Grazie, grazie di cuore. C'erano stati dei doni. L'ho già consegnato all'interno, vi ho lasciato un album fotografico di Iesi con una medaglia che ricorda l'800 anniversario della nascita di Federico II, perché la nostra città da prenatari a Federico II. Adesso non gliele apro perché per noi è altro, esatto, cioè inconsapevolmente c'è questa unione. Grazie, grazie. Grazie. Ecco, e io nel ringraziare scambio con il calendario della difesa, il calendario del San Marco, è un'edizione particolare perché noi nel 2019 abbiamo compiuto 100 anni di storia del nome del San Marco, perché il reparto che era già preesistente all'indomani proprio dell'Unità d'Italia fu costituito il corpo della fanteria di Marina.
ma la denominazione San Marco ce la siamo guadagnata sul campo, nella difesa della città di Firenze. E quindi nel 17 marzo del 1919, allora Don Firenze chiese e ottenne di poter concedere sia il nome che l'insegna del Leone Alato, e noi ne siamo orgogliosi. Quest'anno, nel 101° anno, siamo impegnati qui, quindi ancora motivo di orgoglio. E in più, ecco, questa è il coin del San Marco. Grazie a voi. Grazie.